Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Terminal 1. Questa sera parleremo del mondo della fotografia ed anche della moda insieme ad un ospite veramente speciale, Julian Hargraves. Buonasera Julian. Buonasera, tutto bene? Bene, allora spieghiamo, tu sei un fotografo che lavora per varie testate, varie riviste a livello mondiale, addirittura fotografi un po' tutte le star, questo è un po' la tua professione, ma com'è nata questa passione per il mondo della fotografia? Allora, diciamo che la passione è nata principalmente da una passione per l'estetica in generale, quindi mi sono sempre piaciute le fotografie, soprattutto quelle magari un po' più patinate, quindi quelle di moda o di personaggi famosi dello spettacolo. Diciamo che il mio background era un po' più lontano rispetto al mondo della fotografia, perché ho iniziato a studiare economia e commercio all'università e ho capito che non era la mia strada, e diciamo che la strada che più che si avvicinava a quello che avrei voluto fare era quella della fotografia, e ho iniziato, diciamo, come assistente a fare i primi esperimenti con gli amici, che erano le prime cavie dei miei servizi fotografici. Un po' come tutti, come accade un po' a chiunque. Esatto, gli amici all'inizio vengono strumentalizzati, diciamo, come se fossero delle star, e poi ho iniziato appunto a lavorare. Amici che adesso sono stati strumentalizzati oggi saranno contentissimi, visto... Sì, sono ancora amici intanto, e quindi questo già è un... è un buon segno. È un buon segno. E, no, è stato un divertimento che poi appunto si è trasformato in lavoro, che certo, è la cosa più bella. Tanti lavori importantissimi, però il mondo della fotografia in questi anni è cambiato anche parecchio. In che modo secondo te è cambiato di più? Ma il mondo della fotografia è cambiato intanto da quando si è passato dall'analogico al digitale, quindi da quando si scattava con la pellicola a quando appunto come oggi si scatta in digitale. La pellicola aveva chiaramente dei costi più elevati, era associata, diciamo, a un hobby che veniva preso un po' più sul serio rispetto alla fotografia digitale, e una volta uno prima di scattare 20 foto magari di un, non so, del piatto che stava per mangiare ci pensava due volte, perché chiaramente aveva un costo, uno doveva comprare la pellicola, fare le foto, portarle a sviluppare, c'erano dei costi e delle attese più lunghe. Adesso col digitale è tutto più immediato, quindi diciamo anche con gli smartphone, con l'idea appunto di fare delle foto col telefono, la gente nell'immediato vuole subito catturare un'immagine che può essere appunto un piatto, un panorama, una persona. Quindi l'immediatezza è alla fine la cosa che esce fuori da questo cambiamento. Sì, è cambiato anche il modo di fotografare, oppure? Beh sì, perché una volta una foto, ma non dico solo amatorialmente, però anche professionalmente, una volta uno stava un po' più a pesare, a calibrare ogni scatto, perché chiaramente in una pellicola, in un rullino avevi 36 scatti, 36 pose, o 10 o 12 in base al formato della macchina fotografica, quindi diciamo che cercavi, ogni foto doveva essere quella giusta, stavi a calibrare un po' di più. Adesso col digitale la gente tende a scattare 100 foto, poi ne cancelli 99 e una buona la tieni, quindi anche la costruzione era un po' più meticolosa prima, adesso chiaramente certo, la gente gioca anche un po' sulla quantità e la qualità viene di conseguenza. Certo. È molto importante anche la luce in questa professione, quando fai un servizio fotografico comunque la luce è fondamentale, giusto? Sì, diciamo che sia quando tu scatti in esterni, come di solito si dice location, quindi in un'ambientazione diciamo casuale, uno cerca sempre la luce giusta, quindi in certi orari della giornata chiaramente è più morbida e quindi è migliore, come presto al mattino o la sera prima del tramonto, magari nelle ore di punta quando la luce proprio ce l'hai sopra la testa, non rende giustizia. E anche in studio, quando si scatta in studio, chiaramente posizionare le luci e rendere come è importante anche nel cinema. Certo. E anche quando qui si scatta in esterna, qual è il momento migliore della giornata?
Diciamo che la sera prima del tramonto, quando la luce è più bassa, più morbida, è sicuramente uno dei momenti più belli e dura poco perché chiaramente bisogna farlo prima che diventi troppo buio, oppure la mattina all'alba, che chiaramente la luce è molto bella, però bisogna fare delle levatacce Sempre che non sempre sono gradite ai in tempi personaggi. brevi, quindi bisogna avere anche un soggetto abbastanza sveglio e veloce, perché se becchi Esatto. magari una persona che ha tempi un po' più lunghi, dopo magari andremo a parlare di alcune tue star che hai fotografato, è praticamente impossibile fare Eh sì, tutto diciamo che le attese spesso sono ciò. lunghe. Certo. Quanto ha influito invece la tecnologia nel tuo settore? Ma diciamo che Photoshop, che chiaramente conoscono tutti ormai dai bambini agli anziani, è stato sicuramente quello che ha, diciamo, cambiato, il modo di affrontare la fotografia, nel bene e anche nel male, nel senso che per me Photoshop è un mezzo per togliere magari quei difetti che in fotografia vengono accentuati, perché se vedi una persona dal vivo, chiaramente il fatto che la persona stia parlando, le movenze, eccetera, magari non fanno vedere dei difetti. In fotografia chiaramente devi fermare un attimo e quindi magari questi difetti sono più evidenti. A volte questo viene portato un po', diciamo, oltre a quello che è la soglia della Esatto, normalità e infatti quindi. spesso su internet si vedono vari video di fotoritocchi veramente esagerati, fanno diventare Sì. persone praticamente completamente diverse da quello che sono effettivamente nella realtà. Questo è un Esatto. bene o un male Ma per... sicuramente un male, penso, perché il Photoshop e la fotografia dovrebbe chiaramente abbellire una persona, però non devi neanche cambiarne i connotati. Quindi se tu vedi una persona in televisione o dal vivo e dimostra i suoi, magari non 50, ma qualcuno in meno, poi se vedi la fotografia e togli completamente tutti i segni d'espressione, hai solo degli occhi, una bocca e non Certo. penso che sia quello che i C'è lettori vogliono vedere. il personaggio che magari ti chiede: no, fammi questa foto un po' più photoshoppata, un po' più Beh, sì, ritoccata. diciamo, Diciamo. non dico il quotidiano, però capita spesso, per esempio con un'attrice italiana che però ormai da anni vive in Francia, ho fatto un servizio fotografico all'ultimo festival del cinema di Venezia e le foto, diciamo che lei era già bella comunque prima di ritoccarla. Lei mi ha chiesto di vedere le foto prima della pubblicazione, mi ha detto che voleva comunque dimostrare i suoi anni, perché come diceva, non mi ricordo quale personaggio famoso, ho faticato così tanto per farmi venire queste rughe perché dovrei farmele togliere. Allora io ho fatto un ritocco lieve, diciamo, togliendo quelli che potevano essere i difetti maggiori. Quando gliel'ho mandate mi ha detto no, sono troppo ritoccate, voglio proprio essere naturale, voglio essere naturale. E allora glieli ho tolti questi ritocchi. Certo. Morale, l'ho rincontrata al Festival di Cannes quest'anno, abbiamo fatto delle altre foto e ridendo mi ha detto: Giulia, ti prego, photoshoppami, ho cambiato idea, Quindi toglimi cambiano anche tutto. idea. Quindi diciamo che si è resa conto che poi era una mosca bianca nel parterre, diciamo, delle attrici, e comunque se tutti fanno un. Chiamiamolo un gioco, se una persona invece si vuole distinguere, sembra la nonna delle altre, quindi mi ha detto fai il Photoshop che vuoi, mi fido di te. Certo. Quindi così è Esatto. I stato. social hanno aiutato o penalizzato questo settore? Ma i social ma né aiutato né penalizzato. Diciamo che i social sono un mondo a parte, quindi i social hanno sicuramente avvicinato molte più persone alla fotografia e hanno fatto sì che molte più persone si sentissero fotografi. E scherzando con i miei colleghi o anche con i giornalisti, diciamo che ormai con Instagram, con i social, sono diventati tutti giornalisti e fotografi, perché chiaramente ognuno ha la sua opinione, ognuno la fa
fa le sue foto, le ritocca, le sistema, mette i filtri, quindi ormai siamo tutti diventati fotografi, diciamo, e giornalisti. Anche tu un po' ti diverti a mettere qualche filtro su Instagram. Certo, diciamo che anzi io Instagram ho iniziato a usarlo proprio solo come gioco per mettere, per fare le foto e usare i filtri. E ho capito solo in un secondo momento, anzi molto più tardi, che invece era proprio un social network che certo, aveva anche un'altra funzione. A proposito di Instagram, andiamo a vedere proprio una tua foto presa dal tuo profilo, fatta negli scorsi giorni con Valeria Marini, e dopo andremo a raccontare anche un po' questo episodio, questo servizio fotografico. Eccola qui, fatta in un noto albergo qui a Milano proprio pochissimi giorni fa per un suo nuovo servizio che poi pubblicherete su... Ma uscirà su Grazia proprio questa settimana, dovrebbe uscire giovedì. E no, è stato, vabbè, come al solito divertente lavorare con Valeria. Lei è una appunto che, diciamo, si fa attendere, però è anche il suo bello comunque, sempre che il ritardo non superi le 3 ore, diciamo che... Però è anche divertente magari lavorare con questi personaggi a volte. Sì, è un personaggio intelligente, molto divertente, molto più divertente di quanto si possa immaginare vedendola in televisione. Ha un senso dell'umorismo molto, molto, certo, pungente, una persona molto simpatica. Tornando invece un attimo alla foto, magari la andiamo a rivedere nuovamente insieme, ti voglio chiedere un po' su cosa ti basi quando magari applichi un filtro su Instagram, quindi eccola qui, cioè, come fai ad applicare un filtro, cioè in base al tuo gusto oppure... Beh, sicuramente sì, al mio gusto, però penso di fare come fanno tutti gli utenti, diciamo, di Instagram. Uno li passa uno per uno, perché ogni foto, diciamo, ha delle luci diverse, ha un altro tipo di resa, e quindi uno prova i vari filtri, poi ne scegli uno, poi provi. È un po' un giochino, è un passatempo, certo, diciamo. Mentre quando vai a ritoccare una foto che fai tu con la tua macchina fotografica, lì in base a cosa, su cosa ti basi per ritoccarla? Ah, se anche lì dipende un po' dalla testata su cui verrà pubblicata, dipende dall'utilizzo, dal personaggio. Intanto la prima scelta che uno fa è se tenerla a colori o se usarla in bianco e nero. Una volta, quando si scattava in pellicola, uno sceglieva a priori se la foto sarebbe poi stata in bianco e nero a colori, perché usavi appunto una pellicola a colori in bianco e nero. Adesso in digitale si scatta comunque a colori e poi si può decidere, diciamo, di trasformare una foto in bianco e nero. Quindi quello è il primo passaggio. Poi uno deve, ma va un po' a gusto quindi personale. Quindi cambia anche, comunque, a volte scegli anche la testata, comunque la rivista, il giornale, come avere la foto, diciamo lo stile, chiamiamolo così. Ma non proprio, perché comunque se una testata sceglie un fotografo, diciamo che la testata sceglie anche lo stile del fotografo, quindi okay, ti lasciano abbastanza libertà di poter scegliere. A me di solito non piace stravolgere, come poi magari si vedrà delle immagini, sì, che ho fatto, a me non piace stravolgerle né come Photoshop, inteso come ritocchi, e neanche come filtri, come luci. Io sono un po' della... Abbastanza naturale, quindi. Sì, esatto, diciamo, sono per il... Allora, facciamo così, noi ci fermiamo per una breve pausa, dopo torniamo ancora qui in studio con Giulia, andremo a vedere vari dei suoi scatti. Restate con noi. Media News opera da 10 anni nel settore della comunicazione. La parte videogiornalistica si avvale di una redazione composta da professionisti e di una struttura tecnica all'avanguardia. I 400 metri quadrati di studi e uffici a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, consentono la produzione di numerosi format. Ben ritrovati i nostri telespettatori, nuova edizione del nostro telegiornale. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Altro Studio Sport. La rete capillare sviluppata con le emittenti locali presenti sul territorio italiano, cresciuta negli anni, permette a Media News di disporre di numerosi contenuti, sport, cronaca, politica, e di poter
veicolare le proprie produzioni su molteplici testate presenti sul territorio. Tra i clienti dell'agenzia ci sono ANSA, Corriere dello Sport, Tutto Sport, ADN Kronos, Yahoo, Perform, Eurosport, La7 e molti altri ancora. Eccoci nuovamente in studio con Julian. Allora, andiamo a vedere subito alcuni dei tuoi scatti. Allora, voglio lanciare questo servizio che ne raggruppa diversi con molte delle star che hai fotografato. Eccoci qua, allora abbiamo visto vari artisti che hai fotografato, da Katy Perry, a Mika, alla Pausini, a Stefano Gabbana, a Roberto Bolli, insomma ce n'è veramente di ogni. Un minestrone. C'è un minestrone che non finisce più, ce ne sarebbero ancora tanti altri. Abbiamo visto anche varie copertine. Ognuno di questi artisti che abbiamo visto fa un lavoro diverso dagli altri, quindi diciamo ognuno ha anche magari un tipo di modo di porsi davanti all'obiettivo, immagino, giusto? Sì, diciamo che ognuno chiaramente ha il proprio carattere e personalità. C'è gente che è più estroversa, diciamo, è più fotogenica, abituata a farsi fotografare, poi c'è anche gente che magari è un po' più timida, riservata e non ama molto, certo, stare davanti all'obiettivo. Il compito di un fotografo è anche quello di, diciamo, di indirizzare e di psicanalizzare la persona e capire come, diciamo, porsi col personaggio che devi fotografare. C'è differenza nel fotografare un modello, una modella e un artista barra VIP, diciamo? Sì, fondamentalmente quando scatti un modello, una modella, il modello e la modella intanto è già predisposto a farsi fotografare, è il suo mestiere, quindi soprattutto in un ambito professionale sono, diciamo, abituati e sanno esattamente come muoversi. In più la fotografia di moda, il modello è, nel senso, è proprio un mezzo, non è il fine, perché comunque se fotografi un modello con degli abiti, il fine è quello di fare una bella foto in cui gli abiti vengono bene, in cui un servizio di moda racconta una storia sugli abiti e non è il modello stesso, la modella stessa che deve apparire, certo, come personaggio. A proposito di abiti, prima abbiamo sentito la canzone di Bob Sinclair come colonna sonora del servizio, ma andiamo a vedere anche la foto che hai scattato a Bob per Vanity. Qui invece non si parla di abiti. No, esatto, infatti questa è la differenza fondamentale. Quando fotografi un personaggio non importa che abiti indossi, ovvio che in certi casi sono molto importanti, per carità, perché aiutano a rendere una foto bella e aiutano a creare uno stile. Nel caso di Bob Sinclair era un servizio che era proprio partito come servizio di nudo, quindi lui come provocazione aveva detto, appunto, a una giornalista di Vanity Fair, aveva detto: mi piacerebbe posare nudo prima che, finché il mio corpo, il mio fisico me lo permetta, e quindi niente, è nata questa idea di andare. Siamo andati a Mykonos, dove poi appunto lui doveva suonare una serata in discoteca,
e abbiamo passato una giornata insieme a lui in cui era senza veli per tutto il giorno. C'è un po' di imbarazzo per chi lavora magari in questo tipo di servizi fotografici, quindi con una persona che posa in questo caso come Bob completamente nudo. Ma diciamo che l'imbarazzo iniziale è soprattutto quello della giornalista, perché poi una giornalista donna, Bob Sinclair uomo, un bell'uomo, quindi magari un po' l'imbarazzo all'inizio era quello. Lui stesso non era in imbarazzo, perché poi è uno che quando va in vacanza al mare va nelle spiagge nudiste, è uno che ama stare nudo in spiaggia, è uno che ha un buon rapporto col proprio corpo e ha ragione di esserlo, perché per la sua età era impeccabile. E da parte mia ero tranquillo, perché comunque il mio lavoro era fare le foto, quindi è stato un servizio che per quanto si possa pensare fosse magari un po' di imbarazzo, fosse complicato, invece era tutto liscio. Tutto liscio e eravamo tutti felici. È più difficile fotografare un uomo o una donna? Ma diciamo che nella media, facendo una media, è più difficile fotografare un uomo, perché la donna già di base in generale ha una consapevolezza della propria immagine, della propria bellezza superiore a quella di un uomo. Quindi una donna è abituata a truccarsi, è abituata un po' a mettersi in mostra, quindi anche a posare, e gli abiti aiutano poi, un abito da donna aiuta diciamo a creare delle situazioni, delle posizioni, mentre un uomo diciamo che oltre a essere meno abituato a mettersi in mostra, gli abiti diciamo sono sempre un certo. po' più, o sei casual o giacca e cravatta, quindi gli abiti non danno le pose anche di una donna chiaramente sono molto completamente più, diverse. Sì, sono molto più teatrali, possono essere un po' più eccentriche, invece un uomo di solito certo. ha meno possibilità, però anche lì dipende dal soggetto. Riesci a ricordarti ogni singolo scatto che fai? No, sinceramente. No, quindi se io adesso te ne faccio vedere uno, magari a casa. No, vabbè, questi ve li ho mandati io, quindi chiaramente me li ricordo. No, diciamo che non mi ricordo i servizi. Vediamo, infatti alcuni scatti, diciamo, esempio questo, ti ricordi quando hai scattato questa foto? Sì, questo l'ho scattato al Festival di Cannes un anno fa, e è la cantante Keisha, che appunto era appena uscita col suo singolo, che poi è stato super premiato, ascoltato, è stata un po' una delle rivelazioni dell'anno scorso. E lì era appunto ospite di Fendi, che l'aveva invitata per cantare alla sua festa. Certo. In una fotografia invece come questa, quanto può incidere un vestito insieme alla location? Beh, molto, perché questa è Nelly Furtado appunto, e diciamo che l'abito e la location sono un po' come se fosse la scenografia, diciamo, aiutano a incorniciare il personaggio, quindi l'abito viene scelto in base alla location, oppure la location in base agli abiti, e anche il trucco, capelli, la posizione, diciamo che sono diversi ingredienti per fare appunto la foto finale. Certo, invece fotografare un ballerino come Roberto Bolle, che adesso qui andiamo sempre a vedere alcuni dei suoi scatti, sono gli ultimi che hai fatto con lui, che sono usciti pochi giorni fa, giusto, se non vado errato? Sì, questi sono usciti qualche settimana fa su una rivista che si chiama Esquire, che è un maschile. Qui abbiamo giocato appunto, gli abiti erano tutti di Dolce & Gabbana, che appunto è il brand che Roberto Bolle sceglie sempre, diciamo, nella sua vita privata. E abbiamo comunque tenuto degli abiti che avessero una teatralità, comunque mantenendo uno stile abbastanza rigoroso. E abbiamo usato una location che è appunto un ristorante, tra l'altro, di Carlo Cracco, sì. che è una ex segheria, che comunque ha un'immagine un po' più sciabbi, un po' più decadenti, diciamo post-industriale, e diciamo che questo faceva sembrare quasi un dietro le scene di un teatro, e certo. che è un po' il contrasto che si ha anche in teatro, perché ci sono degli abiti magari molto, se sei nel backstage di un teatro, ci sono abiti molto importanti in situazioni magari un po' più crude. Certo, qual è il personaggio più curioso che ti è capitato di fotografare invece?
Allora, più curioso, ma non me ne magari ti ha dato più sorprese o che non ti saresti mai aspettato e che si comportasse così magari nel backstage o nella vita privata, che magari davanti alla telecamera una persona e poi dietro magari si trasforma, o ce ne sono diversi? Ma ce ne sono diversi, diciamo che Luca Argentero è forse il più simpatico con cui mi è capitato di lavorare, tra l'altro il primo servizio che feci ad Argentero fu quando uscì dal Grande Fratello, quindi forse il primo servizio, e l'ultimo magari sarà di un paio d'anni fa, e non è mai cambiato ed è, ha un senso dell'umorismo veramente impeccabile, e con lui mi sono sempre divertito. Certo, c'è una cosa strana che ti è capitata di vedere nel tuo settore, visto tanti personaggi, tanti ambienti che magari ti capita di vedere e frequentare, che ti ha lasciato un po' perplesso magari? Ma mi lascia perplesso quando vedo che magari soprattutto la star o comunque la celebrity, sia il maschile che femminile, ha un comportamento differente nei confronti del fotografo, del giornalista, rispetto magari alla manovalanza, quindi gli assistenti, piuttosto che magari il truccatore, il parrucchiere. E questo un po' mi delude, anche perché la persona veramente di spessore, comunque la star vera, si comporta in maniera, certo, diciamo, uguale, lineare, con tutti, lineare, e non mi piace vedere magari che la star tratti male delle persone perché hanno meno, diciamo, valore nella scala del servizio. Senz'altro. Rispetto ad altri. Però cosa non deve mai fare un fotografo invece? Ma un fotografo non deve mai essere pessimista, intanto, perché bisogna sempre partire con l'idea che delle foto belle possono venire in qualsiasi situazione, quindi a volte ti capita di essere all'aperto e magari piove, piuttosto che c'è molto vento, oppure viene a mancare qualcosa, e diciamo che l'ottimismo è sempre un ingrediente utile, perché anche da un errore o da una situazione magari negativa possono venire delle belle foto. Certo. Com'è la vita di un fotografo, soprattutto come te? Ma come me, come altri, la vita è una vita normalissima. Magari si piena di party, piena di feste, comunque uno si immagina, perché comunque... Ma sì, spesso è anche così, nel senso che magari si ricevono inviti a tanti eventi, a tante cose, poi sta all'individuo scegliere se uscire molto, farsi vedere, oppure rimanere a casa. Va a periodi, ci sono periodi magari che ho più voglia di divertirmi, andare a feste, periodi che magari sono un po' più tranquillo. E la vita di un fotografo in generale, diciamo che spesso è in viaggio, quindi devi essere, diciamo, abituato a prendere treni, aerei, macchine, e spostarti a volte anche in tempi brevi e con poco preavviso, quindi certo, un po' di nomade. E soprattutto non lasciare mai in giro lo zaino con dentro il computer dopo servizio fotografico. Quella è proprio una cosa fondamentale. Io il computer, la macchina fotografica, me lo porto anche in bagno se sto viaggiando, perché altrimenti si perde tutto un lavoro. Eh sì, soprattutto dopo il lavoro, infatti, è molto importante. Prima, certo, del lavoro non devi perdere la macchina fotografica, e dopo il lavoro non devi perdere il computer. Ultimissima domanda, perché veramente siamo in chiusura: che consiglio daresti a chi vuol fare questo lavoro? Ma il mio consiglio è quello di non pensare che la fotografia sia solo quella fatta con i telefonini. Se uno ama la fotografia, dovrebbe iniziare magari con una reflex, una macchina fotografica, diciamo, anche semplice, però che in cui uno magari può proprio fare cambiare delle funzioni della macchina fotografica e sperimentare molto, fare tante prove. Benissimo, noi siamo in chiusura anche per questa sera qui a Terminal 1. Ringrazio Julian Graves che grazie è stato con voi me questa sera. Speriamo di ritrovarti al più presto qui con volentieri noi a parlare ancora di tanto altro di questo settore. Grazie a tutti voi che ci seguite, e io vi auguro un buon proseguimento di serata.